ALIA è la società che si occupa della gestione dei servizi ambientali nella Toscana centrale. Nasce nel 2017 dalla fusione di quattro aziende che si occupavano dello smaltimento di rifiuti, che hanno deciso di unire risorse, conoscenze e competenze per realizzare un unico forte soggetto industriale. Ci troviamo nella sede in via Paronese per sapere come stanno andando la raccolta differenziata e il fenomeno degli abbandoni nell'area di Prato. I risultati sono stati interessanti, tenete conto che siamo partiti nell'anno 2009 da una raccolta differenziata che andava intorno al 40% e oggi forse qualcosa meno, è sempre stata in crescita man mano che le attività di porta a porta si sono estese nel nostro territorio e oggi siamo a percentuali che superano il 70%, che sono percentuali certamente interessanti nel 2020 e un riciclo che comunque è interessante perché anche questo supera il 60%. Dico che questi sono dati davvero importanti perché espressi in una realtà industriale, artigianale, con un tessuto economico particolare, quindi di alta produzione di rifiuti. E questo, diciamo, conforta perché significa che ci sono state delle buone pratiche da parte dei cittadini. Nel 2016 eravamo ad abbandoni per circa 1.100 tonnellate, quest'anno abbiamo raggiunto un picco verso il basso rispetto agli ultimi anni, siamo intorno alle 470 su base annua, che di per sé è un ottimo risultato, però se devo guardare al futuro è un risultato che deve essere ancora migliorato. Una tonnellata sono 30 sacchi neri, quindi da un punto di vista ambientale si notano molto, è un impatto sul degrado perché corre il rischio anche di vanificare tanti sforzi che noi portiamo avanti come azienda su questo territorio. ALIA, con i suoi servizi, si prende cura del territorio quotidianamente. Garantisce un dialogo con i cittadini per informare ed educare i buoni comportamenti. Infine, promuove l'incremento di una raccolta differenziata di qualità in tutto il territorio circostante.